Prima però lo sapete, c'è la signora cassettiera e il primo cassetto è per lui, per Enrico. Bertolino, sei pronto Enrico? Io sì, sono pronto, voi siete pronti? Mamma mia, che... C'è tanta roba, mi aiuti? Sì, vabbè, se vuoi... Allora, qua abbiamo una clessidra. Il tempo. Il tempo. Mamma. Poi abbiamo... Una cravatta. E una giacca. Sì? Sì, perché tu sei sempre in giacca e cravatta, forse, non lo so. Spesso, sì, sì, la mia refuso della banca. E poi? Della banca, no, ci ho fatto 11 anni io in banca. Ridono, ma... Ridono, c'è poco da ridere. 11 anni, c'è un nasino da clown, messo così. Ecco, questo l'ho messo poco, nella vita, però spesso lo indossi senza saperlo. È un po' il tuo inizio qui. Questo è l'inizio, sì, c'era tutto qua dentro, c'è tutto. Ho iniziato con la banca perché ho finito di lavorare, ho fatto il servizio militare, anzi in aeronautica militare. Finito quello, a casa mia, come nelle molte famiglie, studiava il primo e il secondo doveva andare a lavorare perché non c'erano tanti soldi. Figli. A mio fratello, sì, mio fratello ha fatto università, mio padre mi ha detto guarda che qua però, io comunque già davo una mano perché andavo a lavorare con mio padre durante l'estate per comprare il motorino. Lui pensava che nella sua azienda, la sua piccola ditta da idraulico, mi avrebbe fatto fare un lavoro semplice, invece proprio perché figlio mi massacrava, dovevo portare le cose più pesanti. E allora poi ho detto no, io voglio fare sto lavoro tutta la vita. E allora tornato a militare, ho preso questa giacca e la cravatta, non questa per esempio, non mi avrebbero assunto, però sono andato a portare dei curricula nelle varie banche, in 7 banche a Milano, dove mi sarebbe piaciuto andare a lavorare fisicamente. Dato che ci avevo passato 8 ore, voglio che sia un bel posto. Allora andavo in una banca con la hall bella, lasciavo. In un'altra aveva il piano alto bello, lasciavo. Dico, tanto non mi chiamerà nessuno, mi hanno chiamato. Quanti anni incastrato lì? E sono rimasto 11 anni, poi, tra due banche. Due quindi banche, 11 davvero? E uno, quasi uno intero in Inghilterra. E che mi hanno mandato là, perché si vede non mi sopportavano più in Italia. Scusa, il primo provino, quanto è durato? Beh, a livello bancario? A livello bancario mi hanno fatto subito una... Mi hanno detto... Io mi ero preparato. Tutta la mia roba in inglese. La banca era straniera. Mi ero preparato il colloquio. Ho fatto bene in inglese. Questo mi ha guardato e mi ha detto... Do you play football? Giochi a calcio? Ma che domanda è? E non lo so. Avevano bisogno di un giocatore per la squadra della banca. No, dai! No, no. Sono stato assunto per quel motivo. Per cui questo... Avresti dovuto mettere un paio di pantaloncini da calcio. Sì, sì, perché loro avevano bisogno... E lui mi ha detto, che ruolo giochi? Which role? E faccio, quello che vuole lei, santità. Cioè, io santità, gioco... no. Chiamato santità io. E no, gli ho detto, scusi, perché io, pur di essere assunto, avevo bisogno di lavorare. Allora mi hanno fatto fare il mediano e il mio esame vero, non erano i 3 mesi di prova, ma la partita contro una banca francese dove ho giocato bene. Un talento, Bertolino in banca, andata un bene. Talento. Per fortuna poi... Arrivano però anche i ruoli per lui a teatro. Si parte da Zelig e poi passi dall'altra parte. Vieni qui in Rai, perché prima è Zelig, sì, prima, quindi Milano. Zelig è stato l'inizio. L'inizio è stato, ho fatto lo scaldapubblico. Cioè io mentre lavoravo... Scalda un po' il pubblico? Scaldapubblico, cioè ragazzi, allora come va? Bene! Hai visto? Funziona. Perché basta dire come va bene. Solo che non era sempre così, voi siete persone gentili ed educate. Io facevo il cabaret nei ristoranti. Andavo nel ristorante la sera, dice come va? E tutto, oh, fino adesso bene. Il concetto era, uno una volta mi disse Bertolini, perché non, come lo chef non mi chiama, Bertolini. Ha preso la terza stella. A me però non mi è arrivata la terza stella, io ho fatto un po' di mazzate. Allora, io gli dico, ma che mi dica, ma facevo lo scaldapubblico mentre lavoravo, cioè di lavoro facevo già il consulente, formatore, no? E allora lui mi fa, lei è bravo, ma perché non fa il mimo? Cioè, perché il mimo? E così non rompe le palle mentre mangiamo. E ho dovuto... L'inizio era quello. Poi cabaret, cioè, Zelig. Allora abbiamo Zelig, Bertolini 2008, 2014. Poi c'è tutto il cast di Zelig 2014. E questi sono un po' gli anni dove ormai, sì, insomma, c'eravate. Cioè, eri diventato famoso. Lì eravamo dentro, dentro in Zelig, nello Zelig è quello grande. Cioè, quello era un programma che è nato... Pensa, all'inizio dicevano, guardi che Bisio non c'ha la faccia da comico. E tu ce l'avevi la faccia da comico? No, perché ho fatto un provino per Zelig. Io lavoravo in un piccolo locale dove facevamo altre sale, dove venivamo pagati, a volte anche con degli assegni post-datati, dopo i camerieri.
perché dicevano voi vi divertite e loro lavorano. E io mentre aspettavo questo pagamento avevo intorno a me Mago Forest, Raul Cremona, Ale Franz, avevo tutti questi ragazzi qua che erano, stavano nascendo. E io poi da lì sono andato, ma Raul Cremona mi disse vieni a fare un provino a Zelig, ti voglio vedere. Io sono andato una mattina, il pubblico non era sempre come voi disponibile, ma erano i miei colleghi terrorizzati dal fatto che dopo Gino e Michele li avrebbero selezionati. Ma cosa ti hanno detto Gino e Michele, che erano i capocomici dietro le quinte? Io ho fatto la mia, il mio pezzo, alla fine mi hanno detto bravo, tieniti stretto il tuo lavoro in banca. Come tieniti stretto? Perché la televisione non dà futuro. E poi mi hanno detto sarebbe bello provarti, ma non hai la faccia da comico. Vabbè, ma c'è tu sembri l'uomo della SIAE, sembri quello che ritira gli omaggi, no? Allora gli ho detto, ma scusa, come, cosa devo fare per fare il comico qua? E lui mi ha detto, non lo so, ma devo sfregiarmi, pure devo vestirmi col naso finto, con questo. E gli fa, no, guarda, facciamo una cosa, prova 10 minuti, però secondo me tieniti stretto il tuo lavoro. Io quel provino lo feci davanti al pubblico, il pubblico mi guardava all'inizio attonito, perché con la giacca così in effetti spaventi, dico, questo chi è? È venuto qua a chiedere i soldi. Cioè, è un agente delle tasse. E invece io ho fatto il mio pezzo, uscendo Gino e Michele ancora erano titubanti e passa a fianco un signore con un maglione bianco che dice no ragazzi questo dovete tenerlo perché questo fa ridere. Chi era è? Enzino Iacchetti. No, Enzino il mio amico Enzino. Gli devo veramente tanto, ma tanto, perché loro hanno detto va bene, facciamogli fare una serata a Bertolini con la Bertolini, con la, sempre finiva con la, perché è un cognome quadrosillabico, non è difficile ricordarlo. Se uno si chiama Fo vince il Nobel perché è una sillaba sola. No. Se ti chiami Bertolino e non te lo ricordi più. Per cui, allora io ho fatto questa roba, ho fatto quindi questo... Quindi Enzino ti ha detto... Enzino mi ha detto così, loro ho mantenuto, da lì ho cominciato a fare serate. Fermati. Quando è nato il programma, partiti. Fermati. Fermo. Enzino, vieni da me. Guarda no. Lì. No. Beh, intanto Enrico Bertolino non ha sicuramente bisogno di me, non ha mai avuto bisogno di me per diventare... Enrico Bertolino. Io ho avuto l'occasione di vederlo, mi sono incantato vedendo la sua classe, adoro la comicità senza parolacce, senza, ma di grande intelligenza, e poi ho scoperto che faceva due mestieri. Allora gli ho detto, Enrico, non puoi stare col piede in due scarpe, dammi retta, stai nella scarpa della comicità. E sono felice che lui mi abbia dato retta, ma non sono io quello, mi piace che lui lo dica perché mi diciamo vado in brodo di giuggiole, ma non sono io quello che avrebbe fatto successo comunque, insomma, ecco. Ciao Enrico, ciao, ti abbraccio, ti voglio tanto bene. Ah, se c'è lì la Balivo di fianco, saluta. Va bene, ci sarà sicuramente. Ne abbiamo parlato ad Alba. Mi avete fatto un bel regalo e devo dire che Enzo è generoso anche a dire queste cose, però non è vero, a volte nel nostro ambiente sappiamo come funziona, a volte sei nel momento giusto e nel posto giusto. Ho avuto molti colleghi che sono stati anche più bravi di me, facevano molto ridere, però non hanno avuto la loro opportunità e questa a me spiace perché sarebbe giusto che l'avessero tutti. Attenzione! Telecomando. Telecomando, schiaccio il tasto, non lo fate a casa, Non lo fate a casa. Il tasto 2 col mio granchietto e andiamo in una realtà comica che era Convention e lui era il muratore bergamasco. Eh sì, questo l'ho fatto anche lui. Ora, chi è questo qui? Come questo qui innanzitutto a me non lo dice. Stia calma, il direttore. Elvio Paramatti di Bergamo, muratore, sì. Capomastro. Chi è il capomastro? Stanno rifacendo la facciata, direttore, abbia pazienza. Davanti al set te la fuori in te la facciata in cotto fiorentino, dom. Volta. Sì, chi? Hai dicca, l'hai capato balla che c'è Cenco, che hai due così per parte. Una per Cenco, una per Vieri. Ma la canso qui lo fai un gol, che è bella. Hai fatto un sito, che l'hai dato il balù. Ecco, avete sentito le due formazioni in campo, quindi... Sugone, no. Non sono mica le formazioni queste qua, ho detto soltanto che c'erano due occasioni, una per Cevchenko, un'altra è stata anche per il Vieri, vabbè, e alla fine il risultato resta il 46. Ma qual è il risultato? Qual è il risultato? Qual è il risultato? Se vuole l'aggiornamento preciso c'è solo un modo per sapere. Esatto. E qual è? In Cina! Arrivi in Rai, ma il tuo debutto non fu esilarante come Convention, ci fu debutto. No, fu un debutto, no, il debutto fu bellissimo, cioè io entrai in Rai grazie a una festa di classe, che era un programma condotto prima da Amadeus, prima di me,
E poi mi chiesero se volevo farlo al posto, dico volentieri, perché no? Venni presentato in maniera enfatica, la prima puntata andò benissimo nonostante Vittorio Sgarbi arrivò con 10 minuti di ritardo, per cui io ero in diretta e quando arrivò mi vide un po' affannato e mi disse: ma tu chi sei? Sei nuovo, perché sudi? Dico, cioè, una cosa del genere perché in diretta, perché ho dovuto, no? Tappare i tuoi 10 minuti di ritardo. Io non volevo dirglielo, non potevo dirglielo. Comunque, morale, la prima va benissimo, ti chiamano tutti quando sei in albergo, ti dicono bravissimo, meraviglioso, bra. La seconda, ho detto, ragazzi, calma però, perché la seconda poi parte un programma molto forte su una ammiraglia avversaria, cioè, tra virgolette. Insomma, su come andò quella seconda puntata? La seconda, si perdi 9 punti di ascolto in una puntata, poi ti chiamano tutti, la terza, la seconda ancora la fai, la terza ti sostituiscono al volo, che non lo sai neanche, cioè, vieni cambiato, e ti mandano via. Cioè, mentre stai andando a fare una telepromozione, dicono che è meglio che vai a casa, perché a casa io non abitavo lì, sono stato chiuso in un residence a Roma per una settimana, senza sapere che ne era di me. Ma chi ha preso il tuo posto? Pippo Franco. Beh, è successo, ragazzi, cioè, non è gli insuccessi, nessuno ne parla, ma fanno parte della vita. A me questa cosa mi ha aperto una porta, invece, una porta si è chiusa, si è aperto un portone, perché Gregorio Paolini, altra persona a cui sono molto grato, perché la gratitudine forse non si usa più, ma a me piace, Gregorio mi chiamò per andare a fare Convention, programma che poi ebbe un bellissimo successo, da lì a Bulldozer, e poi da lì ancora con Globe e tante altre cose. Eravate bellissimi tu e Natascia Stefanenko, perché gli unici due conduttori alti uguale, perché insomma perché Laura oggi poi c'è Nadege che è alta, quanto sei alta Nadege? Sì, 89. Ecco, lui è altissimo, noi a un certo punto ci siamo messi un po' così perché in televisione poi uno sembra ancora più alto. Sì, io sembro una nana. Ma la TV ti può abbassare, se vuole. La TV ti abbassa, ti inquadrano così e sei fregato. E Convention, una bellissima amicizia nasce con Natascia Stefanenko. Quanti anni avete lavorato insieme? Tanti, perché avevamo iniziato già prima a Ciro su Italia 1, il figlio di Target. Ah, è vero. Poi avevamo iniziato prima lì e poi ci siamo ritrovati lì. Io a Natascia ho visto sua figlia, che lei allattava sua figlia in camerino a Napoli. E mi faceva: vieni avanti. Faccio: no, Nat, cioè, si stai allattando, cortese. No, no, ma è uguale. Come non è uguale? Cioè no, siamo esseri umani. Ecco, no, tu... dopo che dici questo, secondo me, il marito di Natascia... Ma no, ma ci conosciamo, tant'è che adesso è venuta anche là in Brasile, dove siamo noi, per cui... Natascia è una parte della mia vita, ci siamo conosciuti, abbiamo fatto un percorso insieme, e devo dire che, oltre a essere alta, è anche molto signorile, elegante e soprattutto ironica. Le persone che hanno ironia, che sanno prendersi in giro, hanno in mano il futuro, perché quando uno ti può dire qualsiasi cosa. Guarda un po'. Conosco Enrico da più di 20 anni, è un amico, un collega e un straordinario professionista. Con lui abbiamo condiviso tantissime esperienze lavorative. Tante esperienze. Sì, abbiamo condiviso tante esperienze lavorative. E ovviamente anche non, insomma, tante cene tra risate, tra racconti. Io quando penso a Rico mi viene da sorridere, perché è un divertimento in persona, è una persona davvero straordinaria. Siete anche divertiti. Siamo divertiti, ma tu disturbi. Ma bravo. Parla un attimo con Rico, salutalo. Ma sì. Ammissione pubblica si chiama, ammissione pubblica, caro Enrico. Un bacio Enrico, un bacio Kate. Lasciatelo perdere, perdonatelo, è così, è mio marito. Ma guarda. Ciao Nati, ciao, ciao Luca. Ciao Nati, grazie. Guarda, è stata complice molto anche l'atmosfera, io venivo da un'esperienza non bella, come diciamo prima, cioè difficile, no? Beh, ti hanno sostituito in diretta, cioè la cosa, ecco, più brutta che però sono succedere. Tornato lì e mi ha aiutato Natascia, ma Napoli mi ha aiutato. Io sono arrivato come milanese, e quel milanese classico, no? Che arriva e guarda Napoli un po' con quella moda, dice, cosa fanno adesso qui, mi fregano. Poi dopo una settimana... Hai capito, Rossellina? No, eh? C'avevo quella mentalità sbagliata, no? Quando sono arrivato lì mi hanno portato a bere il caffè e c'era quel signore a fianco del bar, ero solo nel bar, mi ha preso e ha messo una canna di gomma dove c'è il vapore e ha azionato il vapore e gli faccio: ma scusi, ma che fa? E le ho ricreato il suo ambiente naturale, la nebbia. La nebbia. E io lì mi sono innamorato, è la mia seconda casa. Scusate, ma... È bella. A Milano bella. Anche la nebbia è bella. No, io a Napoli sto da Dio. Ogni volta che vado a fare un programma a Napoli io mi precipito. Perché ho passato tanti bei tempi. E massacravi tanto i politici, guardati. Ah, tempo, sì, eh. Sì, sì. Poi, dopo loro massacrano me, però va bene uguale. Così come piace a lei, macchiato freddo con schiuma di latte. Sì, girato? Io lo bevo? Sì. Ma...
Com'era? Squisito, come piace a lei. Grazie. Buona giornata, grazie. A lei. Una domanda da 100 pistoni. Che cosa propone lei agli elettori? Diamoci una mano. Vogliamoci più bene. Siamo vicini. Io la mano a voi, voi la mano a me. Con la gente, per la gente, con tutta la gente. Affinché non succeda niente, affinché il mondo sia presente. Perché noi siamo la gente. Senti. Io con voi, voi con me. Noi insieme, la famiglia, i valori. Scusi, ma cosa vuol dire? Niente, assolutamente niente. Noi la ringraziamo e le auguriamo naturalmente... Il mio consulente all'immagine, ho ricevuto un sondaggio. Ma cosa... Gli italiani mi vogliono così. Dopo Convention arriva anche Bulldozer, sì. Arriva anche Globe. Abbiamo cercato di mettere qualcosa, non è che potevamo stare qua... No. Beh, vuol dire che è una carriera lunga, no? Sì. Ancora vivo, nel senso... Cioè, non è che è finita, nel senso, cioè, non è che questa è la fine della carriera. Prego, regia. Calma, calma, calma. Cosa fa qua? Noi stiamo lavorando, devo finire il programma. No, vabbè, ma no, ma dai, ma come? Ma no, ma dai, ma come? Ma no, 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 ma per favore. Ma per favore lo dico io. Va bene, va bene, la presentiamo. Lei è Speranza Panicucci, la sorella di Federica. Grazie. Sì. Grazie. Siamo la sede, la Speranza Panicucci. Ma la sede ha finito? Ma no, non ha finito. Dovevamo ancora... Fede, scusami. Scusami, Enrico. Speranza... Scusami. Ti avevo pregato di rimanere in camerino. No, Fede, per favore, scusami. Già che sono qui, Fede. Cosa? Posso spezzare una limetta a tuo favore? No! Quanti canali televisivi ci sono in Russia? Allora, 6.000 sono, saranno. 6.000 no, però 10-12 canali televisivi nazionali. Che vede tutta la Russia e poi ci sono tantissimi ecco, anche. Ma hanno bisogno di un conduttore? Ah, ma lei va benissimo per la Russia, secondo me. Secondo me con questa faccina, questo un po' arrossito, vai benissimo. Come arrossito? Perché sono anche un po' triste di solito, sono tutti seri, profondi. Sono un salice piangente. No, perché sei profondo, sei di contenuto, allora... Sei così profondo che non ti vede nessuno, perché sei l'hai nato. Perfetto. Allora, vieni un attimo. Comunque, Globe... Caterina Guzzanti era la prima sorella Prima era Caterina Guzzanti e poi... Lì ho avuto modo di conoscere anche un altro mio amico carissimo, anche oggi, Max Tortora, per cui io gli voglio bene tantissimo, perché Max è un talento enorme. E poi ho avuto modo di fare con Globo un programma che mi piaceva. Perché a volte sai che ti fanno fare i programmi e all'inizio dici non sai se ti piacciono. Perché quando tu prendi una cosa la fai tua, allora poi la fai a modo tuo. Se te la fanno fare a modo di altri, io probabilmente nelle prime serate, quelle che non andarono bene, non l'ho fatto bene anche perché non lo sentivo mio. Per cui è un problema non solo di colpa del pubblico, è anche a volte responsabilità nostra. Ed è lì a Globe. Globe è stato bello. Globe è stato bello. Prego. Un tubo? Prego. Eccolo qua. Prego. Sì, ho capito. Prego. Questo era il mio lavoro. Prendete in giro questa cosa. Quanti soldi hai guadagnato facendo le cose? Tuo padre tanti? Mio padre purtroppo è che oggi non c'è più, ma ne ha guadagnati pochi perché lui andava a mettere a posto, faceva l'idraulico e sistemavamo queste cose in casa delle signore. Sì. Soprattutto in questa stagione, su novembre, fine novembre, cominciavano a riaccendere le stufe. E ci chiamavano, io lavoravo a volte con lui, gli davo una mano, no? Noi li accendevamo a settembre, a novembre dovevano già funzionare. E la signora poi andava a prendere i soldi, non ce ne aveva perché era in pensione, allora andava a prenderli nelle biscottiere. No. Sai che li tenevano, quando le pensioni le tenevano nascoste lì? Mia nonna nel fazzoletto in mezzo al petto. Ecco, no, non diglielo perché adesso magari vanno a prenderlo. No, vabbè, non c'è più, però al sud si usava. E mio padre diceva sempre sta cosa, no? Diceva, guarda, tranquilla, tranquilla, signora, paga quando può. Tanto pagare e morire c'è sempre tempo. Questa è una cosa che è vera, però ogni tanto pagare ti evita di morire prima, no? Nel senso... E lui... Intanto ti vediamo in tutto il tuo splendore... Durante la prima comunione addirittura con il guantino. Però facevo, ragazzi, già il capitano, hai visto che avevo la fascia, ero già nominato capitano. Sì, sì, questa era, allora si usava così, andavi a fare la comunione, poi la cresima e l'oratorio dove sono cresciuto. Perché l'oratorio, devo dire, è stata una realtà dove ho giocato a pallone per la prima volta, giocavo nei chirichetti perché servivo messa, anche se avendo messa ho avuto qualche problema logistico tecnico. Perché nella messa di mezzanotte di Natale avevo il prete che faceva la predica lunga, anzi il più delle volte dormiva mentre parlava, era un miracolo della vita, parlava e dormiva e andava avanti. Come e noi, Lucio Dalla, ve lo ricordate? E noi tenevamo in mano, uso questo, la candela, il cero. No! Per cui a un certo punto ondeggiando, perché ti cade la cera qua, e non puoi neanche imprecare perché sei a messa, hai capito? Cioè non puoi dire niente. Allora... Raghele, però è stato utile. Scusa, i nostri figli alla messa di mezzanotte a Natale dicono di sì? No, non vengono perché già dormono da quel dì, insomma. Da sì, un non po' siamo prima. Più cioè, quindi presto, sì. Mezzanotte non no. arrivano. No, noi la messa di mezzanotte mangiavamo tantissime ostie. Ne mangiavamo, sì. Non consacrate,
Non consacrate le ostie e poi un goccino di vino teologo, santo. Teologo, alzati in piedi, vieni qui. Ecco. Piacere. Com'è? Si poteva fare, lui è teologo. Se non sono consacrate, non ero, sì. No, no, erano ma consacrate. Poi di solito nelle sagrestie ci sono i ritagli, no? Perché fanno bravo, bravissimo. Le signore fanno le ostie e lasciano i ritagli. E qualcuno li deve pur mangiare, no? Punto. Anche io da piccolo. Quante? E allora? Torna a posto. Ma vabbè, ma non è mica stato sconsacrato, non è mica stato scomunicato questa cosa. Dove abitavi a Milano? Com'era la Milano degli anni 60, 70? Allora io abitavo a Milano dove abito ancora oggi. Io praticamente non sono mai andato via dal mio quartiere perché lo amo tantissimo, perché si chiamava e si chiama tuttora Isola. Il problema è adesso, non so sì, come esatto, era prima. L'isola prima era quando noi a scuola dicevi dove abiti? All'isola, mi dispiace. Questa non è, non è la Piazza Duomo quindi, No, 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 come, no, l'isola era un quartiere chiamato così perché era circondato dai navigli prima che li coprissero. Mio padre faceva il bagno nei navigli, poi l'ha coperto. Per cui l'isola è un quartiere che era, non dico malfamato, ma c'era la vecchia mala, c'erano delle zone un po' scoperte, c'era un bombardamento purtroppo dei nazisti, arrivò alle Varesine dove c'era l'ex stazione e fece molte vittime. E però dopo improvvisamente diventa il quartiere, mentre prima mi chiedevano vivi all'isola, mi dispiace, adesso mi chiedono vivi all'isola, vendi casa? Dico, no, non, sto bene lì. È tutto così insomma. Sto bene. È un quartiere bello perché ha ancora i negozi. Cioè a me piace andare a parlare nei negozi. Mia madre quando scendeva a fare la spesa con mio padre assumeva una posizione che mio padre capiva che non avrebbe mai finito la spesa perché si fermava a parlare con uno, posso farlo? Certo, faceva così con la gamba, come le gru. Quando fai così con la gamba vuol dire che stai un bel po' di tempo a parlare con qualcuno. E mio padre fa, aia, la chapon to pick, vuol dire ha preso un inciampo. Gli inciampi erano queste cose, però c'era una cosa bella, potevi andare nei negozi e dato che come ti dicevo i soldi giravano relativamente, perché noi si mangiava la pizza il venerdì sera perché costava meno, cioè noi eravamo felici come bambini, però a fine settimana mancavano i soldi per mangiare. E allora pizza, mia madre scendeva dal macellaio, dal droghiere, che non ci sono più come figure, il droghiere non c'è più, e andava a dirgli segna e pagavi ogni 15 giorni. Prova ad andare a dire segna adesso in un supermercato, ti prendono e ti portano via. Allora, io amo quel quartiere proprio perché mi ha lasciato quei ricordi lì, insieme all'oratorio. Ti sei mai esibito, visto che insomma tanta televisione ma anche tanto teatro, e tra l'altro segnate perché il 5 dicembre sei a Firenze, il teatro 6 Puccini, dicembre sì. Invece a Venezia, insomma con questo, eccolo qua, lo stiamo l'Instant vedendo. Theater, sì. Instant Theater, una cosa istantanea, un teatro istantaneo. Allora, se vuoi la motivazione, quella ufficiale, l'Instant Theater è una forma di teatro innovativa che porta il cambiamento all'interno del teatro, cioè il testo si modifica a seconda dell'attualità. Se vuoi la versione vera, lo fanno quelli che perdono la memoria. Io, avendo poca memoria, perché la gente viene a teatro e ti dice guardi, bellissimo, porto un sarà uguale? E dico, no. Perché io non mi ricordo mai com'è una serata rispetto all'altra. E poi perché il pubblico ti dà degli stimoli. Oggi? Vuoi che ti dica sì. Una dimostrazione? Il pubblico, noi abbiamo una memoria dei pesci rossi in questo paese. Ci ricordiamo le cose brevi. Quella di lungo la perdiamo. Un po' come invece accade al contrario negli anziani. Mia madre non si ricorda cosa ha mangiato a mezzogiorno, se le chiedi cosa ha mangiato nel 47, se lo ricorda. Se lo ricorda. Allora dico, noi dovremmo, ad esempio, noi abbiamo una cosa bellissima che è la Costituzione italiana. Sì. Non ce la ricordiamo. Perché se ce la ricordassimo ci comporteremmo a volte meglio, no? Allora io sono andato in teatro, ho chiesto a Stefano Dorazio, che saluto, il mio carissimo ciao, amico. Ciao Stefano, anche nostro. Ed è una bella persona. Dico, Stefano, voi, dico, i Pooh, siete l'unica cosa che gli italiani ricordano. Le vostre canzoni se le ricordano tutti. Io sono stato al loro concerto, loro non cantano quasi più, fanno e poi cantava il pubblico. Allora io ho detto, Stefano, mi permetti di usare le vostre canzoni per fare un esperimento? E l'ho fatto. Allora, se io adesso chiedo a voi, posso? Vi intono una canzone. Mi dispiace di svegliarti. Forse. L'uomo non sarò. Ad un tratto so che devo lasciarti. Tra un minuto. Me ne andrò. La sanno tutta. Tutta la sanno, tutta. Ora, eppure intonati. Bravi, No. Allora io l'ho fatta cantare al pubblico, oltre che intonati siete anche precisi come ritmica, e il pubblico la cantava quasi tutto, ho dovuto fermare, dice ragazzi non è uno spettacolo loro, poi vi chiedo,
Però ha detto, allora perché gli articoli della Costituzione non ce li ricordiamo? Allora ho chiesto, Stefano, se noi prendessimo l'articolo 11, che dove c'è scritto l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa, cioè noi non siamo gente che fa la guerra, non possiamo. Allora non ce lo ricordiamo, allora ho preso Uomini soli. Ho detto, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa. Geniale. E se lo ricordano tutti. E poi abbiamo preso loro, mi hanno fatto una cosa bellissima con anche Riccardo Fogli. L'articolo 1, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, e chi fermerà la musica? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Perfetto. Vedi che funziona, ragazzi. Funziona. Grazie. Bravi. Ah, mamma mia, attenzione. Che tutto avete trovato, ragazzi. È un VHS. È un VHS. Ora, Tommaso Rinaldi, il nostro campione di tuffi, vediamo in tutto il suo splendore, perché ha vinto anche una medaglia questo ragazzo. Beh. Quindi abbiamo la testimonianza. Prego, regia. Non c'è la regia. Hai mai toccato un VHS? Allora, mia nonna ci faceva le collezioni. Mia nonna, tutto mia nonna. Arrivederci, tutto grazie. Tutto mia nonna. E mia nonna ci faceva le collezioni. Io ho una casa intera in campagna piena di VHS. Piena. Se vuoi te ne porto qualcuno. Perché... Ma no, tieniteli, grazie. Caterina, ho i miei dei miei inizi. Perdonami, ma uno con un fisico così ti pare che la sera sta in casa a guardare i VHS? Con tutto l'amore, cioè sinceramente. No, ma guarda che... Guardiamo un attimo la foto di Tommaso accanto alla sua faccia. Io trovo che abbia le gambe un po' grosse. Se vogliamo proprio star lì a sottilizzare. Allora, capisci perché metto la giacca io? Incontri proibiti. Film di Alberto Sordi. Film di Alberto Sordi, il suo 192esimo film. Non ve lo ricordavate? Beh no, non è girato tantissimo perché era l'ultimo suo. Beh, però... c'era la Marini, sì, è la Marini. C'era Valeria Marini. E la Marini. E ho avuto modo, l'onore, il piacere di poter fare 6 pose, come si dice in gergo cinematografico, nel suo film. Ma scusa, tu eri il marito della Marini, come mai sei No, ero il fidanzato becco della Marini, io sono stato scelto, sì, sì. Fidanzato becco. Sì, ma scelto proprio Sordi, Ma scelto Sordi perché eravamo in un contesto a San Vincent dove si usava a fare una cerimonia alle grolle e Alberto Sordi andava sempre perché era ospitato e si trovava bene in quella località valdostana, molto bella. Io devo fare 5 minuti del mio spettacolo, però mi dicono 5, perché prima di te c'è un famoso. Faccio, vabbè, fatemeli fare, no? Però in giuria c'erano Lina Vermulla, se non erro, c'era Giancarlo Giannini, Alberto Sordi. Nessuno proprio. E io ho detto, li faccio volentieri. Solo che prima di me arriva Gérard Depardieu, che inanella una serie di cose sull'Italia non estremamente gradevoli. Cioè dice 2 o 3 cosine pesanti. I giornalisti e il pubblico in sala poi sono usciti tutti perché volevano fargli un'intervista e toccava a me dopo. Cioè io sono entrato che uscivano, però Sordi invece con Giannini e altri è rimasto lì forse perché non c'aveva voglia di uscire. Ha guardato e io vedevo che sorrideva e allora alla fine è venuta Paola Comin, che era la sua assistente, certo. E mi dice Enrico, il maestro vorrebbe parlarti. Io si sarà offeso, ho detto qualcosa che non dovevo dire e invece vado lì e mi fa, oh, tu hai mai fatto il cinema? E io dico, no maestro, mai, ti piacerebbe? Sì. Ma perché le è piaciuto quello che ho detto? No, mi piaceva la faccia tua, quello che hai detto non ho capito niente. Vediamolo. Prego, sia con me. Grazie. Oh, scusi. Oh, prego, ha sbagliato? Ma mi sono sbagliato? Ha sbagliato, questa è la camera mia. Ma questa non è la camera 223? Sì, è la 223. Non è questa che lei cercava. Ma come non è la mia? Questa camera l'ho prenotata io, a nome della mia fidanzata, la signorina Federica Pescatori. Ma lo sa che lei ha ragione? Questa è la camera della signorina Federica Pescatori. E allora lei che ci fa qui? Che ci faccio io? Sì, che ci fa qui? No, io non ci faccio niente. È come se non ci fossi io. È un caso fortuito il mio. Ingegnere, con chi sta parlando? Con il suo fidanzato. Ciao. Ma non dovevi arrivare nel pomeriggio? Lascia perdere quando dovevo arrivare io, piuttosto tu. Spiegami cosa ci fai a letto con questo signore. Beh, ragazzi. Caro Enrico, dal cassetto oro arrivano un paio di... Ah, beh, addirittura. Di maracas. Mamma mia.
perché mi riportano a... ho capito, vai, vai. A tutti quanti. Che bella cosa. Un motivo d'amore. No, questo è volevi motivo... imparare il portoghese. Io volevo imparare il portoghese. Ah, bene, então, agora falo português muito bem. Se quiser, eu posso trabalhar na TV brasileira quando você quiser. Eu falo, você também entende? Tudo bem. Luca, scusa Luca, traduci subito cosa ha detto. Io parlo portoghese molto bene. Ma non ci interessa, che ha detto? Questo. Sì. Ma scusa! Io entendo e falo anche, então sì, e agora sto studiando. Sì, vabbè, ma raccontaci perché. Ma no, perché io lo studiavo già prima perché mi piaceva il Brasile come paese, no? Mi piaceva, cioè, avevo questa attrazione. Allora sono andato là, ho studiato in un centro culturale che c'era a Milano, vado a fare un viaggio in Brasile, torno da questo viaggio, sull'aereo incontro una persona che è quattro sedili davanti al mio, il viaggio è lungo da San Paolo a Milano, e poi scendo e vedo che lei tira i bagagli, vado vicino e chiedo se, dice, ma lei, tu, come, fala português? Fa, sì, ma il brasileiro è differente do português, perché Brasile e Portogallo, e io dico, sì, però come, io vorrei impararlo, fa, se vuoi io posso nel mio lavoro darti anche delle lezioni, perché ho del tempo libero, faccio, allora facciamo, dopo per pagare anche un po' di meno, le lezioni ci siamo stati in casa insieme. Cioè... È diventata sua moglie da 20 anni, è sua sta moglie. Sta con me, sì, è vero. Edna, e sei diventato poi anche papà? Sono diventato papà tardi, perché ci ho messo un po' di anni. E non volevi prima? No, non è capitato, però è capitato tardi e non ho visto nascere perché stavo facendo il film con Carlo Enrico Vanzina. Ma veramente? Sì, perché stavo girando delle scene, lei doveva nascere 3 giorni dopo, ha voluto anticipare per il 4, perché io sono il 4 luglio, lei è la mia compagna il 4 di febbraio e Sofia è il 4 di marzo, siamo famiglia dei 4 e il capitano della mia squadra Zanetti è il 4. È vero che tu sei interista! Noi abbiamo il 4 come... E allora... E Sofia è arrivata tardi, ma ci ha dato una bella spinta, perché quando sei un genitore anziano... Anziano? Sì, no, beh, guarda, io vado al parco ancora oggi, dico, che bella sua nipote, fa, sua sorella come sta? Gli dico, tu, la pazienza. La sua nipote. No, perché poi ti dicono anche, guardi che le chiedo scusa, ma lei è così giovanile... Ma giovanile è un'offesa, ma giovanile è come dire uno che a 70 anni mette il chiodo per sembrare giovane, cioè io non sono giovanile, sono anziano, ma non esageri, sono padre di sta bambina, c'è 10 anni e mezzo ed è una gioia enorme averla. È interista come te? Non può essere altrimenti, perché io la porto a vedere solo l'Inter. Allora scusa, dalla moglie Fiorentina ti lasciamo la... Va bene, questo ti ringrazio, grazie. Adesso questo non si può più mettere, Conte non la vuole più. Vabbè, con questa ho avuto delle belle emozioni. Ora voglio darti una, so che abbiamo poco tempo, però 2 emozioni forti. La prima è legata all'argomento di prima, che era Alberto Sordi, se posso riprenderla. Quando Alberto Sordi è mancato, e qui devo fare un tributo a Roma, a questa città, perché io ero a Roma ed ero in un albergo per registrare una trasmissione o a teatro o al teatro, ero all'Ambra Giovinelli. Mi chiama un mio driver e mi dice, Ri, ti posso portare, c'è la salma del maestro esposta al Campidoglio. Ma era la 1:30 di notte, dico, ma come facciamo ad andare a vedere questa cosa? E lui mi ha preso e siamo andati. Sono arrivato ai piedi della scalinata, c'era un silenzio, che non c'è nessuno. Invece era pieno di gente in coda. Si sentivano solo i gabbiani, che all'epoca erano un po' più magri di quelli di adesso. E facevano il loro, solo i gabbiani, e poi c'erano le signore di una certa età che arrivavano con i fiori e li davano a noi che eravamo in coda, perché non ce la facevano aspettare tutto quel tempo, per mandarli su. Ecco, io devo dire, una città così, un'attenzione così, un rispetto così per una persona come Sordi, mi ha colpito tantissimo. L'altra esperienza, per cui devo dire a Roma, grazie per avermi dato questa opportunità. E invece l'altra esperienza di altro stampo, sono andato a Madrid a vedere la finale. E mi hanno messo gentilmente, l'unico posto che era avanzato al Bernabeu era nell'angolo con le mogli dei calciatori.
E c'era la moglie, che è la Martina, che ancora oggi conosco, moglie di Paolo Orlandoni, terzo portiere della squadra, mi ha dato sua figlia in braccio. Mi fa, tieni tu un attimo Emma perché non ce la facciamo più. Io prendo Emma in braccio, segna Milito, la lancio. Ancora oggi non so chi l'ha raccolta. Comunque grazie per averlo fatto.